Milano 25 aprile, ora imprecisata del pomeriggio. Occupate le sedi del Corriere della Sera, della Gazzetta dello Sport e del Popolo d'Italia in piazza Cavour. Si utilizzano gli impianti per stampare le edizioni insurrezionali dell'Unità, dell'Avanti e d'Italia Libera, organo del Partito d'Azione. Gappisti a protezione della sede del Corriere. Ore 17:30, zona ticinese, due squadre della 113esima Brigata Garibaldi SAP, in collaborazione con elementi della 48esima Brigata Matteotti, presidiano le centrali zonali dell'energia elettrica e dell'acqua potabile. Ore 18:30 circa, zona Calvairate. Il secondo distaccamento della 124esima Brigata Garibaldi SAP respinge un attacco tedesco al deposito ATM di Viale Molise. Si spara per circa un'ora. Tra Viale Molise, Via del Turchino e Via Montevelino. I tedeschi abbandonano la zona. Ore 19, Sesto San Giovanni. Il cielo è annuvolato e a tratti piovigina. All'interno della Pirelli fermano i preparativi. Viene approntato il servizio sanitario con una cinquantina di persone fra medici e infermieri. Le cucine sono pronte per servire una minestra calda ai volontari. Ore 19 circa, in corso Monforte. Mussolini lascia il palazzo della prefettura e si dirige verso Como con il pretesto di una estrema difesa in Valtellina, in realtà con l'intenzione di riparare in Svizzera. Lo seguono Graziani, Pavolini, il comandante della Muti, Franco Colombo, numerosi gerarchi e una scorta di SS che devono sorvegliarne i movimenti e impedirgli di espatriare o di consegnarsi agli alleati. Ora imprecisata della sera in zona centro. Attorno alla sede fascista di Piazza San Sepolcro, scontri tra repubblichini e squadre della 54esima e 55esima Brigata Matteotti. In via del Bollo cadono i sappisti Matteottini, Natale Mapelli e Giuseppe Taviano. Ore 20. Via Valtellina, angolo via Jenner. Scontro fuoco tra Garibaldini del 7° distaccamento della 111esima Brigata Garibaldi SAP e fascisti a bordo di un'auto. Il garibaldino Ugo Zagaria cade. Ore 21, zona Baggio, via Forze Armate. Il primo distaccamento della 112esima Garibaldi SAP disarma i fascisti del presidio della Bernardi. Il secondo distaccamento occupa Villa Feltrinelli, adibita a deposito della SS tedesca. Il terzo distaccamento, con alcuni sappisti della fabbrica Violini, occupa il distaccamento bersaglieri di via Vittoria Colonna. Il quarto distaccamento occupa Baggio e prende possesso della caserma della GNR e della Casa del Fascio. Non si segnalano scontri. Ore 21, zona Bicocca, lungo Viale Zara, all'altezza della Pirelli. Sono fermi un autobus di linea e diversi camion con circa 200 baschi neri della milizia fascista francese di Joseph Darnand, la cui fama è peggiore dei repubblichini. Probabilmente intendevano accordarsi alle colonne fasciste dirette in Valtellina, ma hanno sbagliato strada e non sanno che direzione prendere. Ore 22, una delegazione garibaldina porta l'intimazione di resa ai francesi che la respingono e cominciano a sparare con mitragliatrici pesanti scaricate dai camion. Alcuni feriti leggeri tra gli operai. I collegamenti fra i vari punti del quadrilatero vengono effettuati attraverso i magazzini interrati che corrono sotto gli stabilimenti. In tarda serata, zona Naviglio Grande, 35 sappisti della 113esima Brigata Garibaldi SAP attaccano di sorpresa e disarmano il presidio tedesco della stazione di San Cristoforo, salvando tutti gli impianti. In tarda serata, sempre del 25 aprile, zona Naviglio Grande. Luigi Maradini, comandante della 113esima Brigata Garibaldi SAP, ordina il blocco della nazionale per Alessandria all'altezza di Ronchetto sul Naviglio. Sopraggiunge, puntando sulla città, una forte autocolonna tedesca che viene investita da lancio di bombe a mano e raffiche di mitra. Ne nasce un violento scontro che si protrae per un'ora. La colonna germanica fa marcia indietro, dirigendo verso Corsico e poi verso Baggio. I tedeschi lasciano sul terreno diversi morti, tra cui due ufficiali. Nel combattimento sono caduti i garibaldini Domenico Bernori, Idelio Fantoni e Giovanni Paghini. Feriti Scipione Grossi, Paolo Mignosi e Antonio Besana.
Ore 24, Sesto San Giovanni, alla Pirelli, Garibaldini, Matteottini e repubblicani della 21esima Brigata Mazzini continuano il combattimento con i miliziani francesi. Viene approntata una specie di locomotiva blindata, applicando dei lamerioni sulle fiancate di una vecchia vaporiera che serve per il traino dei vagoni all'interno dello stabilimento, e la macchina viene avviata su un binario che sbuca su Viale Sarca. L'accompagnano nutrite scariche di fucileria esplose da alcuni sappisti accodatisi alla vaporiera e dai vicini posti di guardia. Poco dopo i francesi alzano bandiera bianca e si danno prigionieri. Ingente il bottino, 20 mitragliere da 20 mm, un intero camion di munizioni, armi automatiche, individuali e due cannoncini anticarro. E questo era il 25 aprile 1945.